imponente, fiero. È questa l'impressione che abbiamo a prima vista ed è così che solitamente ci viene presentato. Lui però non è solo un bel cane. Sotto al fisico prestante ci sono un cervello e un'anima. Il Doberman non è un cane aggressivo, non è un cane mordace e tantomeno è il cane che a 7 anni impazzisce. Vecchia diceria che stava finalmente scomparendo nel ridicolo, unica sorte che merita, ma che è tornata in auge sull'onda delle polemiche. Il Doberman è semplicemente un cane da difesa. Ma le razze da guardia e da difesa oggi sono nell'occhio del ciclone, tanto che andando avanti così si griderà al cane anziché al lupo o al lupo. Non un cane killer, non una macchina da guerra, ma piuttosto una macchina da coccole. E questa è la prima cosa importante da sapere sul Doberman. L'aggressività in sé, infatti, non è un difetto. È una normale componente del carattere, sia animale che umano. Un cane senza aggressività non potrebbe mai difendere il suo padrone, non potrebbe mai diventare un cane poliziotto o un cane antidroga. E in natura non riuscirebbe a sopravvivere perché non potrebbe cacciare per procurarsi il cibo. L'aggressività dunque è normale e necessaria. Può diventare pericolosa solo quando è eccessiva. Ecco perché ogni allevatore serio e coscienzioso testa il carattere dei suoi cani ed esclude dalla riproduzione i soggetti troppo aggressivi. Mentre il commerciante, che pensa solo al denaro, li usa volutamente perché sa che rispondono ad una precisa richiesta di mercato. Forse qualcuno a questo punto si sentirà in dovere di obiettare che il Doberman non può essere un cane così dolce e buono. Dopotutto è nato come un cane da difesa. Verissimo, ma cane da difesa non significa cane indiscriminatamente mordace. Anzi, significa l'esatto contrario. Il cane che morde senza un motivo, infatti, è quasi sempre un cane pauroso. E il Doberman è proprio l'opposto. Non è assolutamente vero che un cane da guardia o da difesa deve vivere isolato. In questo modo si creano soltanto cani timidi e paurosi. Appena esce dall'infanzia, il Doberman dovrà essere educato e addestrato, ma solo sotto la guida di persone esperte, perché questa è una razza sensibilissima e gli errori sono difficili da correggere. Per lavorare bene con un Doberman maschio, occorre un grande equilibrio tra fermezza e dolcezza, oltre a una buona conoscenza della psicologia canina. Il Doberman adora giocare. Questo gli permette di eccellere anche nelle discipline più dolci. Innanzitutto ribadiamo che è un cane molto sensibile, forse il più sensibile in assoluto. Questo fa sì che senta ogni sfumatura dello stato d'animo del padrone e che si comporti di conseguenza. Il Doberman è anche un cane dinamico, pieno di gioia di vivere e di voglia di fare. Quindi ha bisogno di un compagno a 2 zampe che non lo releghi in giardino, ma che lavori al suo fianco e gli permetta di esprimere tutte le sue potenzialità. Il Doberman è un cane che si innamora pazzamente del suo padrone ed è disposto a tutto per farlo felice. È per questo che nelle mani sbagliate può diventare anche un cane pericoloso. Perché ciò che gli chiede il padrone per lui è sempre sacrosanto. Questa però non si può chiamare feroce. Questo si chiama amore. Da difesa, da sport o solo da compagnia, il Doberman è uno dei cani più intelligenti ed eclettici del mondo. Non è una belva da temere, ma non è neppure una bella statua. È un cane. E come tutti i cani ha cuore e cervello. Ma per dare il meglio di sé, ha bisogno di un padrone capace di usare i propri.